L'estate nel pallone, questa rubrica che inizieremo da questa sera a portare avanti nel corso dell'estate per seguire il ritiro dei rossoverdi, per seguire anche un po' l'attività che si svolgerà in quella di Norcia, nel ritiro di Norcia, ma anche per quello che riguarda magari la Coppa Italia. Quindi andremo ad aggiornare questa sigla che sa un po' di fresco, no? Un po' adatta alla stagione che stiamo vivendo, anche se il caldo Ternano veramente ci sta facendo impazzire. Allora, che cosa faremo? Innanzitutto buonasera, scusate, non vi avevo nemmeno salutato. Che cosa faremo questa sera? Ieri sapete c'è stato il raduno della Ternana alla Garden, giocatori e tecnici sono ritrovati. Questa mattina i test atletici con le visite mediche, nel pomeriggio per un gruppo, nel pomeriggio l'altro gruppo lo stesso test atletici e coloro che praticamente in mattinata avevano sostenuto invece le visite mediche. Domani mattina, dopo che lo staff tecnico avrà sostenuto a sua volta le visite mediche e non i test atletici, si partirà per Norcia, credo, per il primo allenamento che si svolgerà al campo Citronella di Norcia, che vedete alle mie spalle, nel pomeriggio. Primo allenamento quindi domani pomeriggio al Citronella di Norcia, perché domani mattina insomma non si farà in tempo ad arrivare giusti per effettuare l'allenamento. Il primo allenamento a Norcia ci sarà quindi nella giornata di domani. È stata una... vi devo chiedere scusa innanzitutto perché avevamo effettuato tantissime interviste e purtroppo qualcosa non è andata ieri, colpa mia, me ne assumo tutte le responsabilità, il mezzo microfonico non era in gran forma, ho cambiato per cercare di fare bella figura, invece come spesso succede che cambia, chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quello che lascia e non quello che trova, e quindi io me ne sono reso conto, però abbiamo rimediato questa mattina cercando di andare a fare altre interviste subito dopo i test 13, quindi abbiamo un'intervista con Toscano, un'intervista con Avenatti, con Falletti, mentre quelle tre interviste che si sono salvate dal marasma che ci ha convolto ieri nel pomeriggio sono Ciravolo, Masi e Meccariello. Ci dispiace per Michele Napoli, per Vittorio Pozzella, era un'intervista anche interessante quella con Vittorio Pozzella, dove diciamo ribattevamo un po' alcune situazioni, però purtroppo non è inascoltabile, e mi dispiace anche per Andrea Sala. Chiedo scusa a tutti, però sono problemi che purtroppo sono insorti non voluti. Allora, facciamo vedere qualche foto di questo ritiro. L'appuntamento era alle 19, ma già alle 18 praticamente alcuni giocatori erano all'interno della hall dell'Hotel Garden, proprio per rispondere alla convocazione prevista per le ore 19, una convocazione, quella convocazione appunto di Mimmo Toscano effettuata nei giorni scorsi. Avenatti è stato uno dei giocatori che si è presentato, si temeva non si presentasse Felipe Avenatti, invece era lì a puntuale insieme a Cesar Falletti, accompagnato dall'amico Giorgio Belli che l'aveva praticamente prelevato all'aeroporto di Fiumicino, era lì pronto a rispondere alla convocazione di mister Toscano e anche a rispondere pronto ad andare in ritiro a Norcia. Questo significa che rimarrà con la Ternana? Questo è un grosso punto interrogativo, dipenderà dalla società rossoverde se intende privarsi di un giocatore come Avenatti, magari rinunciando a quello che potrebbe entrare dal punto di vista delle risorse finanziarie. Dipenderà molto da quello che decideranno anche i procuratori. Comunque poi sentirete l'intervista di Avenatti in cui afferma che lui potrebbe rimanere, se la sentirebbe di rimanere a Terni, perché a Terni è stato bene. E andiamo avanti allora anche con altre, mentre parliamo facciamo vedere queste interviste. L'ultimo a arrivare in ritiro è stato Fabio Ciravolo, puntualissimo però alle 18.55 era all'interno del Garden per rispondere alla convocazione. Quindi c'erano tutti i giocatori della Ternana, pensate, c'era anche Meccariello, Biagio Meccariello, che pochi giorni fa, il 14 credo di luglio, ha disputato, questo è lo staff al completo della Ternana, vedete Pietro Laporta,
Michele Napoli, Mimmo Toscano, e il volto nuovo è Michele Gerace, che è il tecnico, il preparatore dei portieri. Dicevo, questo è lo staff tecnico. Ecco, dicevo che c'è stata una sorpresa durante il pomeriggio, perché i tifosi hanno fatto irruzione praticamente all'interno del Garden per salutare il tecnico, per salutare anche i giocatori della Ternana. Qualcuno dice, ho letto un po' sui social, che i giocatori non se li è affilati nessuno. Io non sono di questo avviso, perché ho visto strette di mano, foto con tutti, e insomma mi sembra che sia stata la giusta considerazione per tutti. Ah, stavo parlando di Meccariello che aveva terminato praticamente il 14 di luglio l'Universiadi, andando a vincere anche la medaglia d'oro. Un paio di, quindi 4-5 giorni di riposo, perché poi c'è stato anche il viaggio di ritorno, e si è presentato ugualmente e ha detto di rinunciare volentieri a quelle che sono le vacanze, perché vuole esserci con il gruppo nel ritiro di... Sì, va bene, allora chiedo scusa, allora interrompiamo questa chiacchierata, perché abbiamo un collegamento direi importante. L'avvocato Francesca De Nicola, che questa mattina stiamo parlando dell'operazione I treni del gol, tra le altre cose è uscita anche un'intervista su Catania Today, in cui il presidente Volvirenti ha rilasciato questa intervista, in cui scagiona la Ternana e i giocatori della Ternana, perché dice di essere stato truffato, i giocatori non c'entrano niente né Ternana né Latina. Quindi credo che sia un aspetto importante, ma chi tutela, voglio dire, gli interessi di Jens Jans, l'avvocato Francesca Di Nicola, che credo questa mattina sia stata proprio in terra siciliana per onorare la causa di Jans. Buonasera, avvocato. Buonasera. Grazie per essere con noi, per aver accettato il nostro invito. Allora, le chiedo, questa intervista di Volvirenti mi sembra già importante di per sé stessa, no? Ma credo che lei comunque abbia già notizie rassicuranti sul suo assistito. Allora, diciamo che io questa mattina ho conferito con la procura, che il procuratore che segue appunto l'indagine, è stato molto gentile, mi ha dato la possibilità di avere questo colloquio, mi ha confermato che comunque non ci sono novità. La mia domanda sulla durata delle indagini ancora mi ha detto che ci sono diversi adempimenti da fare, quindi la chiusura non sarà in tempi brevissimi. In ogni caso mi ha confermato che il nome di Jans è stato messo nel registro degli indagati, insomma, come un atto comunque che si doveva fare. Non ci sono stati poi nessun provvedimento cautelare, lo sappiamo. E diciamo che comunque, pure teniamo presente che il magistrato non è che mi può dare conforto o rassicurare circa il fatto che la posizione del mio assistito venga archiviata. Comunque, su mia domanda e sulla possibilità di un'eventuale archiviazione, mi ha detto che c'è anche questa possibilità. Ecco, è la chiusura dell'indagine, lo sapremo. Certo, quello che ha dichiarato Volvirenti comunque è importantissimo, è chiaro. Trattasi però, penso, di dichiarazioni rese in sede di intervista, quindi non so se, ecco, però comunque è importante. Però che è rassicurante, nel senso che... È rassicurante, certo. Se Volvirenti dichiara alla stampa questo quanto segue, ovvero due partite sono state pagate, Varese e Trapani, ma nonostante questo non mi pare ci siano coinvolgimenti dei giocatori. Ternana e Latina sono state invece truffe. Questo metodo mi era stato proposto da Dellicarri, le altre persone non le ho mai viste né conosciuto. Questo è quello che questa intervista che appare su Catania Today, un sito che insomma parla di Catania, non solo delle vicende sportive, ma anche della vita quotidiana. Quindi voglio dire, certo, se ha rilasciato questa intervista, probabilmente anche davanti ai giudici rilascerà la stessa dichiarazione, no? Certo, è molto rassicurante, io sono contenta di questo. Anche il colloquio oggi comunque è stato per me soddisfacente, pur ribadendo che il magistrato, coperto dal segreto istruttorio, più di tanto non mi poteva dire, se non quello che vi ho appena riferito. Senta, lei ha parlato con Jens?
Guardi, io non ci ho ancora parlato, so che lui è stato comunque a Terni nei giorni passati e che attualmente dovrebbe essere ritornato in Olanda, comunque quanto prima con l'ausilio del traduttore, perché è una persona che mi traduce, avrò modo, comunque già ho parlato con la persona di fiducia comunque che gli può riferire quello che ho fatto oggi, quindi sicuramente già Ian è informato. Ho capito, perfetto. Senta, ecco. È la prima volta che le capita un caso sportivo? Diciamo come a livello penale sì, è la prima volta che mi capita un caso sportivo. Un'esperienza in più nella vita professionale di un avvocato allora. Sì, non è poi la prima volta che io vengo a Catania in Sicilia, perché comunque ci ho lavorato moltissimo, sono occupata di questioni di mafia, quindi è anche diciamo una piazza, un foro che conosco. Comunque come caso sportivo è la prima volta, è un'esperienza che mi soddisfa molto. Bene. Dottoressa, avvocato, noi la ringraziamo tantissimo, in bocca al lupo insomma per Credi? Il proseguo e buon ritorno a Terni. Io sì, oggi ho fatto, mi fermerò un giorno qui diciamo per riposarmi e mercoledì ritorno a Terni. Allora si goda il bel sole siciliano. Se lo goderò sicuramente. Buonasera avvocato. Grazie, buonasera anche a voi. Buonasera. Allora, io ringrazio anche Vincenzo Vulpiani che praticamente ci ha messo in contatto con l'avvocato Francesca De Nicola, che sta curando appunto gli interessi di Jens Jans. Quindi vi dicevo quello che è l'intervista che è apparsa e grazie alla segnalazione di Lucio Lancia su Catania Today, ve la rileggo insomma, c'è questa intervista, a un certo punto l'intervistatore domanda a Pulvirenti è il presidente del Catania, i treni del gol, partite dove ha pagato? Due partite sono state pagate, Varese e Trapani, afferma Pulvirenti, ma nonostante questo non mi pare ci siano coinvolgimento dei giocatori. Ternana e Latina sono state invece truffe. Questo metodo mi era stato proposto da Dellicarri, le altre persone non le ho mai viste né conosciute. Questo è quello che afferma appunto Pulvirenti nell'intervista in Catania Today. Allora, doverosa interruzione perché credo che sia una cosa importante, anche perché Jans potrebbe tornare alla Ternana. Mi sembra ci sia la disponibilità dello staff tecnico, la disponibilità anche del direttore sportivo Cozzella, del resto Cozzella lo avrebbe già così confermato già prima della fine del campionato, già si sapeva, l'abbiamo detto anche in una trasmissione a Notte Gol, c'era una differenza abbastanza però sostanziale nel contratto di Jans, sembra che questa differenza sia stata diciamo così sanata, per cui Jans potrebbe diventare un giocatore della Ternana, anche perché insomma alla luce di questa dichiarazione di Pulvirenti, ma alla luce di quello che ci ha detto soprattutto l'avvocato Francesca De Nicola, probabilmente per Jans potrebbe trattarsi di un'archiviazione, quindi potrebbe tornare utile alla causa rossoverde. Io direi di fermarci un attimo, raccogliamo un attimo le idee e poi magari ci ascoltiamo anche le prime interviste. Allora, linea alla regia per la pubblicità e poi torniamo insieme con il nostro L'estate nel pallone. Pubblicità, mettiamoci in contatto con il nostro amico Luca Marchetti, anche lui ieri era a Terni, stava, insomma, ha riabbracciato i giocatori della Ternana, il tecnico rossoverde Mimmo Toscano, che lo ricordo insomma ha riconfermato il suo staff, ad eccezione del preparatore dei portieri, che lo ricordo è Michele Gerace, un tecnico che aveva lavorato con lui già nell'esperienza di Cosenza, poi non lo aveva seguito a Novara, però si sono ritrovati insieme in questa circostanza. Quindi fra pochissimo andremo con Luca Marchetti, se abbiamo qualche problema facciamo una cosa allora, mandiamo Avenatti, abbiamo parlato di Avenatti prima e continuiamo allora, no credo che abbiamo Michele, abbiamo Luca, credo abbiamo Luca, quindi ci fermiamo solo un attimo, sì abbiamo Luca. Ciao Luca, buona serata. Ciao, altrettanto ragazzi. Il mio amico di Sky, Luca Marchetti. Che caldo fa a Milano, come a Terni? Lascia perdere, cambiamo discorso. Cambiamo argomento. Senti Luca,
E poi qua parlavo con l'avvocato Francesca De Nicola, che ha come assistito Jans, no? Ed è uscita pochi istanti fa un'intervista su Catania Today di Pulvirenti, in cui dice che Ternana e Latina praticamente sono state oggetto di truffa, non c'è nessun praticamente il calcio scommesso, insomma, non c'entra. Sono rassicuranti, immagino, no? Beh, sì, penso proprio di sì, sia per il processo sportivo, soprattutto per quello penale, credo che è quello che preoccupi in questo momento più Jante, perché è iscritto nel registro degli indagati. Detto questo, io ho avuto modo di leggere le intercettazioni. Intanto Jante viene citato, ma non c'è mai nelle intercettazioni, cioè non ci sono, perlomeno in quelle che ho visto io, ma credo anche avendo letto i giornali in questi giorni, non ci sono mai collegamenti fra chi diceva di combinare le partite e i giocatori che teoricamente avrebbero dovuto accomodarle. Sì. E, in più mettici anche tutta una serie di situazioni in cui sembrava quasi che venisse fatto apposta di nominare alcuni giocatori che magari come Jance giocavano fuori ruolo in quella partita, o come Brusca Gina avevano appena sbagliato un paio di cose durante la gara, quella con Latina, naturalmente faccio riferimento, per poi dire al presidente Pulvirenti che queste partite erano state aggiustate come si era deciso in principio. Perciò questo per il Catania non ha alcuna variazione rispetto alla pena, perché certo, o il tentativo di combine sia poi riuscito o meno, comunque porta alla penalizzazione all'ultimo posto in classifica. Naturalmente per i giocatori fa una differenza come fra il giorno e la notte, perché certo, se io non sono mai stato contattato e la situazione peraltro non si è neanche verificata, a questo punto io credo che per Jance possa cominciare, come dire, a respirare in maniera più serena, più tranquilla. Aria rosso verde a tuo avviso? Come? Aria rosso verde? Beh, lui a Terni, se non sbaglio, no? Beh, credo che sia rientrato in Olanda, però voglio dire, credo che potrebbe far parte dell'organico di Mimmo Toscano, insomma, a sentire un po' quello che le voci che circolavano anche ieri. Sì, penso anch'io, penso che può essere una soluzione per il prossimo anno. D'altronde la squadra va rifatta tutta, quindi certo, praticamente. Senti, insomma, la Ternana ci ha sorpreso ancora di più quest'anno, no? Nel senso che il direttore sportivo credevamo fosse fuori dai giochi e potesse lasciare spazio invece ad un altro direttore sportivo, poi nel momento dell'ufficializzazione, abracadabra, le carte cambiano sul tavolo. Riprende quota Cozzella, che viene nominato ufficialmente dalla società rossoverde, resta fuori quindi Marco Valentini. Te l'aspettavi un colpo a sorpresa, immagino, no? Anche per te? Sì, non me l'aspettavo, nel senso che non mi aspettavo neanche che venisse nominato subito Valentini, perché non mi sembrava che fosse pronto la società, perlomeno dalle informazioni che avevo io. Il fatto che Cozzella sia stato nominato non significa quindi soltanto che rimane lì perché c'ha il contratto, ma perché, e poi ci sono state delle riunioni, no? Sì. È operativo, anche perché qualcuno dovrà essere operativo, no? Per costruire la squadra. Al di là dei giudizi personali che si danno sui professionisti o sulle persone, qualcuno la squadra la deve fare, che poi sia Cozzella, Valentini, Mario, Marchetti, poi dopo criticheremo o faremo i complimenti a Valentini, Cozzella, Mario, Marchetti, però qualcuno la deve fare. Quello che obiettivamente a me non risulta ancora chiaro, però io sinceramente ormai ci rinuncio a capire i tempi e le modalità di comunicazione della proprietà della Ternana, è questo appoggio che Simone Longarini aveva detto che sarebbe stato continuo durante questa stagione, perché era cambiato il modo di rapportarsi della famiglia nei confronti della Ternana, perché ci sarebbe stato lui in prima persona a occuparsi dei colori rossoverdi, perché il presidente Masoni sarebbe stato molto presente, anche se non tutti i giorni presente a Terni, ma qualche
si sarebbe fatto vedere, invece insomma credo che tu me lo possa confermare che dal 2 luglio ad oggi il presidente Masoni non si sia più visto né tantomeno abbia parlato, perlomeno per quanto ne so io, che Simone Longarini ha continuato sicuramente a lavorare per la Ternana, ma come succedeva anche prima, sempre un po' indietro rispetto al clamore mediatico, e questa mi sembra che sia però una caratteristica della famiglia Longarini, e che in mano le redini della società, perlomeno a quanto ne so io, correggimi se sbaglio, ce le abbia Dominicis, che si sta occupando delle questioni quotidiane di cui si deve occupare comunque una società di calcio che sta iniziando la stagione. Quindi io quello che manca in questo momento alla Ternana è, rispetto a quello che era stato detto, intendiamoci, è proprio questa cosa qua. Io mi auguro che, ripeto, siccome le tempistiche della famiglia Longarini sono sempre state particolari e non siamo mai riusciti a capirle fino in fondo, perché obiettivamente poi non c'è stato neanche modo di farcele chiarire, che poi invece queste dichiarazioni pubbliche di Simone Longarini mi auguro che nei prossimi giorni o nelle prossime settimane si tramutino in fatti, perché spesso ce lo dicevamo sia in pubblico che in privato, Ivano, no? Magari la famiglia Longarini, come dire, fosse presente in prima persona, significava un attaccamento diverso alla società, un attaccamento diverso al proprio investimento, la capacità di toccare sin da vicino il grande amore che c'è nei confronti della Ternana da parte di Terni, e quindi essere più coinvolti è sempre bello per una proprietà, soprattutto vista da un punto di vista del tifoso, e io credo che per questo la conferenza stampa del 2 luglio era stata diversa dalle altre, quindi io mi aspetto che dalle parole si passi ai fatti. Sì, stiamo aspettando quello, perché poi non è possibile che chi rappresenta la proprietà o chi dirige come presidente una società poi non esca allo scoperto, non parli con i giornalisti che sono, fra le altre cose, un po' i mediatori, gli intermediari fra società e tifosi, voglio dire, no? Se ai tifosi viene a mancare la linfa vitale, quella dell'informazione, prima di tutto vengono fuori il... Ma guarda, io faccio, Ivano, faccio anche un discorso che va un po' contro, fra virgolette, i nostri interessi di giornalisti, no? Se il presidente o il proprietario non vogliono parlare, sì, va bene, cioè nel senso, ci può dispiacere a noi perché non gli facciamo un'intervista, preferisco che facciano prima. Perché alle volte abbiamo parlato con tante persone che parlavano e basta, no? A me in questo momento, sinceramente, da cittadino ternano interessa che facciano quello che hanno detto, poi ci facciano un'intervista o meno è secondario. Ben venga se si riesca proprio a cambiare completamente rotta, perché viva Dio, siamo nel 2015, ci stanno 100 miliardi di modi di comunicare, quindi basta sceglierne uno. Però non è obbligatorio, ecco. Invece rispetto a quello che è stato detto, io faccio riferimento alla conferenza, non faccio riferimento a nient'altro. Certo. Siccome è stato detto che ci sarebbe stato un coinvolgimento maggiore da parte della proprietà, che ci sarebbe stata questa voglia di andare tutti insieme dalla stessa parte, un diverso rapporto anche con le istituzioni, io sono fiducioso che questo venga fatto, perché insomma per la prima volta un Longarini espone un progetto diverso da quello che abbiamo visto finora, insomma per un altro po' io credo che bisogna, come dire, aspettarsi che questo succeda, poi se non succede ne terremo conto. Senti Luca, so che tu hai un prossimo impegno, un'altra diretta intorno alle 20:30 credo, allora ti sollecito un attimino su questa squadra che deve essere completata, no? Perché partono in 18 ma ci sono tanti giovani, tanti ragazzi della primavera. Insomma, ieri sono venuti fuori questi tre nomi: Nicola Rigoni, è venuto fuori il nome di Jans e il nome di Furlan. Altri obiettivi a tuo avviso della Ternana, secondo quelle che sono le tue informazioni, dall'alto del tuo predellino in quel di Sky? No, altri nomi io non ne ho, nel senso che so che l'altro ieri Cozzella e Toscano si sono parlati per buttare giù la famosa lista, no? Sì. Che poi deve essere bidimata dalla proprietà. Sì. Non so se questo già è successo o meno, nel senso se è già arrivato l'ok, l'autorizzazione a trattare. Alcuni giocatori sono questi che hai detto te, erano i più vicini. Ho avuto modo di cercare di individuare
lo stato dell'arte delle trattative. Per Furlan mi insulta ci sia anche il Lecce interessato al giocatore. Sì. È un esterno destro di un 4-4-2, chiaramente poi dipenderà anche che sistema di gioco vorrà utilizzare quest'anno Mimmo Toscano, perché insomma noi lo conosciamo molto bene, lui sa lavorare molto bene sia col 3-4-3 che col 3-5-2. Bisognerà capire anche che tipo di ruolo darà Falletti, perché potrebbe anche fare il 3-4-1-2. Io sinceramente ieri non ho avuto modo di parlare in maniera approfondita con Toscano, magari invece tu l'hai fatto più di me per sapere che tipo di lavoro vorrà dare, che tipo di impostazione vorrà dare al lavoro quest'anno. Credo che Falletti sarà centrale comunque, no? Nel discorso Ternana, perché è una risorsa a disposizione della società. Credo che lo veda più esterno, su un 3-4-3 o un 4-3-3 su come esterno, più che come 3-4-3. Ecco, vedi, io. Quindi c'è questa cosa qua. Quindi Furlan può fare, da come ho capito io, l'esterno alto o l'esterno a centrocampo del 3-4-3 come tipo di giocatore. Ti dico, io non lo conosco, non l'ho visto praticamente mai giocare Furlan, mi sono un po' informato con qualche collega. Per quanto riguarda Rigoni, è un giocatore a centrocampo, la Ternana deve praticamente far tutto, perché ce ne sono pochi. Rigoni a me è un giocatore che piace, di proprietà del Chievo, lo scorso anno era Cittadella, i rapporti con il Chievo sono buoni. Ancora credo che non si sia iniziato a parlare con il procuratore, ma non credo che sia un gran problema eventualmente trovare un accordo con Rigoni per una società come la Ternana. E per Janse pure, è già stato qui lo scorso anno, sa quello che lo aspetta, non c'è spazio, che lo scorso anno gli è praticamente chiuso lo spazio per tutta la stagione, quindi potrebbe avere anche una situazione migliore da un punto di vista personale. Senti, tu pensi, quindi avanti su questi tre nomi. Senti, pensi che da Novara possa arrivare qualcuno? Tipo Pesce, un centrocampista che abbiamo inserito per tanto tempo. L'ho letto, ti devo dire la verità, ti direi una bugia qualsiasi cosa dico, perché non lo so, non ho lavorato su questo nome qua, ho letto anch'io, è un nome credibile. Io non credo che Toscano abbia bisogno di portarsi dei suoi giocatori a Terni, perché tanto i suoi già ce li ha, li conosce, cioè generalmente un allenatore porta i suoi per far passare il proprio messaggio alla squadra. Spesso i più maliziosi dicono c'ha le spie dentro lo spogliatoio, non è così. In generale serve qualcuno che già abbia lavorato con quell'allenatore per trasportare il messaggio dell'allenatore, è il contrario, non è che porta i malumori della squadra all'allenatore, ma porta i messaggi dell'allenatore alla squadra. E qui la squadra, voglio dire, quei 9-10 che ci sono hanno già lavorato con Mimmo Toscano, quindi già sanno che tipo di lavoro bisogna fare, che tipo di persona è, come bisogna rapportarsi con lui, no? Quindi lui non ha bisogno di altri giocatori. Se ne prende a qualcuno di quelli caputo è perché gli piacciono a livello tecnico. Certo. Senti, Pesce può piacere, ci mancherebbe. Pesce secondo me è un ottimo giocatore. Senti, che atmosfera era avvisato ieri al Garden? Ma io ti dico, buona. Contrariamente alle mie aspettative, grandi sorrisi, grande ottimismo, anche da parte di Toscano. Può non essere, se qualcuno dice scontato che sia così perché ha firmato il contratto, ha raggiunto quello che doveva avere, però in una situazione delicata come quella della Ternana non per forza devi avere il sorriso sulle labbra, o perlomeno non puoi fingere per 3 ore consecutivamente, ecco, io dico questo, no? Che chiunque andava diceva che era fiducioso, che era contento, che aveva delle buone sensazioni. Io credo che non possiamo che fidarci di Toscano per quanto riguarda le sensazioni che ha lui. La società lo ha voluto fortemente, lui ha voluto fortemente tornare a Terni. È vero che magari in Serie B non c'erano altre squadre che l'avrebbero cercato adesso, perché alcuni giochi erano già stati fatti, ma è anche vero che c'erano delle squadre molto importanti in Lega Pro, come Lecce, soprattutto il Benevento, che lo aspettavano a braccia aperte. Credo che forse gli dessero anche più soldi. La voglia di allenare in Serie B ha fatto la differenza. Terni chiaramente come città, visto che la conosce molto bene, ha sicuramente influito nella scelta che ha fatto Toscano. È una situazione delicata, una situazione difficile, questo Toscano lo sapeva dall'inizio, ma io credo che a livello di tifoseria, io ho parlato anche con qualche tifoso che c'era lì, è lui un po' il garante di questa situazione. Adesso non bisogna sovraccaricarlo di responsabilità, perché non è che siccome c'è Toscano allora la Ternana va a fare playoff o quindi sarà una stagione entusiasmante. Però se Toscano ha accettato la Ternana, evidentemente lui, che ha parlato con la famiglia Longarini, che ha parlato con il presidente Masoni,
sarà a conoscenza di cose che noi non sappiamo. Questa è la mia idea e credo che sia l'idea della maggior parte dei tifosi che ho visto ieri lì. Bisogna un po' essere scettici, perché voglio dire, abbracciare tutto ad occhi chiusi rischi di abbracciare anche qualcuno che non conosci, però voglio dire, almeno da questo punto di vista dei segnali positivi ci sono, no? Mimmo Toscano è un allenatore che sa lavorare molto bene, il campo lo conosce, lo ha dimostrato negli anni che è stato a Terni, lo ha dimostrato anche quando è stato a Cosenza, ha vinto anche a Novara. Non è un allenatore, non è uno sprovveduto, non è uno di quei santoni, no, che si incontrano spesso sulle panchine, è uno che fa del lavoro quotidiano il suo pane, a Terni lo conosciamo bene e sappiamo come lavora, quindi per questo credo che la tifoseria sia fiduciosa. Essere garanti di un progetto tecnico, almeno agli occhi delle tifosi, è una bella responsabilità, però diciamo che questi galloni se li guadagnano sul campo. Diciamo che poi, fra altre cose, essendo stato scelto dalla, e voluto dalla società, probabilmente la società non vorrà far fare brutta figura a Toscano e quindi gli metterà sicuramente a disposizione una squadra che possa giocarsela, insomma, no? Senza soffrire tanto. Questo è l'uno più uno che facciamo tutti, come non credo che Toscano sia venuto a Terni per fare brutta figura lui. Quindi evidentemente delle rassicurazioni. Ha avuto delle garanzie. No, io adesso garanzie non lo so, perché garanzie chi te le può dare, però delle rassicurazioni sì. Poi è chiaro che si va anche qui in una sorta di fiducia, bisogna capire anche bene questo rapporto che si è ricomposto con Cozzella, che è quello che ha fatto più chiacchierare noi giornalisti e credo anche i tifosi. Però non ha torto, non è che ne abbiamo parlato. No, ha torto. No, guarda, io parto da un presupposto. Se ne parliamo, evidentemente, non penso che siamo tutti quanti pazzi, no? No, se ne parliamo qualche cosa c'è. E quindi le domande vi sono state fatte, le risposte le abbiamo avute. E poi, come si dice in questi casi, anche se qualche volta si è litigato, si potrà continuare ad andare avanti e a lavorare insieme, no? In questo momento non credo che ci siano problemi. La mia preoccupazione potrebbe essere quella di domani mattina, dopodomani mattina, fra tre giorni non arrivano o i giocatori o i risultati o c'è un po' di nervosismo, potrebbero riaffiorare delle ruggini passate. In questo momento le ruggini sono state superate, questo l'hanno detto sia Toscano che Cozzella. Potrebbero influire nel futuro, speriamo di no. Speriamo di no, insomma. Luca, ti d'altronde, ringrazio tantissimo. D'altronde, Ivano, se io e te litighiamo, no? Poi facciamo pace, la volta dopo che litighiamo io ti rinfaccio quello che è successo anche l'anno scorso. Certo. Però questa è una logica normale fra persone normali, voglio dire, succederà anche a Cozzella e Toscano, certo. Riparranno pace un'altra volta, che ti devo dire? In tutti i rapporti, voglio dire così, certo. Luca, ti ringrazio tantissimo. A te. Su quale colpo stai lavorando stasera? No, è la Juventus. È in Germania. Ho capito, perfetto. Allora, a Sky le notizie da Luca Marchetti. Grazie Luca, un abbraccione. Sì. Ciao. Era Luca Marchetti, appunto, con il quale abbiamo parlato un po' della vicenda Ternana, le sue impressioni ricavate e della questione di Jans. Detto questo, però, ci ascoltiamo ora Avenatti, ve l'avevo anticipato, e allora andiamo con l'intervista con Felipe Avenatti. Felipe, dai 5 gradi dell'Uruguay ai 40 di Terni, insomma, hai sostenuto, sei reduci dei test sostenuti. Insomma, una bella faticata, immagino. Sì, il primo giorno qua con 40 gradi non è facile dopo un lungo viaggio, ma credo che per il primo giorno è stato abbastanza bene e piano piano si arriva dove noi vogliamo. Senti, sveliamolo, insomma, scopriamo questo mistero che c'è sui destini di Felipe Avenatti. Insomma, resti con questa splendida maglia rosso-verde o che altro? È ancora per me un mistero. Io non so niente, ho contratto con la Ternana e sono qua per fare il ritiro, tutto il ritiro. Dopo mi diranno qual è il mio futuro e deciderei. Ma adesso sono qua e sono felicissimo. Quindi se si dovesse, chiaro, non decidi tu, ma decide la società, decidono i procuratori eccetera, se dovessero decidere per Avenatti la Ternana, tu saresti contento ugualmente?
Resterei felicissimo perché già da 2 anni che sono qua e mi sento in casa, conosco tutti i compagni, la città, tutto e mi sento molto bene qua. Senti, ritrovi Mimmo Toscano e ti presenti forte di tanti gol realizzati l'anno scorso. Sì, con Mimmo l'ho avuto il primo anno e lui mi ha aiutato molto. E sono contento per lui, per quello che ha fatto Novara, è un uomo della casa e sono con molta voglia di dimostrarle quanto ho cresciuto. Senti, per un attaccante è sempre difficile confermarsi, no? Tu l'anno scorso sei esploso, diciamo così, tant'è che insomma, ti sei posto all'attenzione anche di altre società, importanti società. Difficile confermarsi per un attaccante? Sì, è difficile, ma l'obiettivo è quello, è arrivare a quello che ho fatto l'anno scorso e sempre migliorare da lì in poi, e cercare di fare più gol, di fare più presenze e di servire e di aiuto alla squadra. Senti, quanto deve crescere Felipe sull'aspetto caratteriale? Ovvero non abbattersi nei momenti di difficoltà e trovare invece, tu sai, io ho battuto spesso questo, perché credo che sia importante, no, per completarsi. Sul piano tecnico credo sì, c'è da perfezionarsi, però voglio dire, la gran parte sicuramente è una dote innata in Felipe. Sì, è una qualità che una delle tante che mi mancano, credo che in questi ultimi 2 anni ho cresciuto tantissimo in quell'aspetto e adesso so che mi manca migliorare perché magari qualche partita l'anno scorso poteva fare meglio su quell'aspetto e penso continuare a migliorare. Senti, quanto ti ha fatto piacere? Ieri hai ricevuto un po' l'abbraccio di tutti i tifosi e da quello che sentivo, insomma, tutti ti facevano la stessa domanda. Resti con noi, resti con noi. Sì, sì. Mi trovo, come ti diceva prima, io qua mi trovo benissimo, ma devo aspettare qual è il mio futuro. Però ti ha fatto piacere, voglio dire, quell'affetto dimostrato dai tifosi, immagino. Sì, no? Sempre i tifosi ternani mi hanno mostrato tutto l'affetto e il cuore che hanno per la maglia. Senti, ultima cosa che non riguarda te, ma riguarda un tuo compagno di squadra con il quale condividi spesso e volentieri anche i momenti, diciamo, fuori dal calcio. Sarà l'anno di Cesar Falletti? Sì, penso di sì, dipende da lui, di quello che tutti sappiamo che può fare lui, ma deve dimostrarlo e penso che facendo un gran ritiro dopo in campionato in campo farai quello che sa. Pronto quindi per sudare a Norcia, Felipe? Sì, sì, già ho sudato qua, manca tantissimo per sudare. In bocca al lupo. Crepi. Allora, questo era Felipe Avenatti, insomma, sembra ben disponibile eventualmente la società decidesse magari di recedere dalla sua cessione, i procuratori magari decidessero di farlo rimanere a Terni, mi sembra che Felipe Avenatti abbia tutte le intenzioni di poterci restare. Prima abbiamo fatto un discorso su Biagio Meccariello, della sua volontà appunto di, nonostante non abbia effettuato le vacanze, di essere con la squadra nel ritiro di Norcia, tant'è che ha risposto puntualmente alla convocazione di Mimmo Toscano, nel pomeriggio di oggi ha effettuato i test atletici, in mattinata le visite mediche e da domani sarà in ritiro proprio con la squadra a lavorare nel ritiro di Norcia sul campo del Citronella. E allora abbiamo sentito anche Biagio Meccariello, è un'intervista un po' disturbata, scusate, ma insomma le problematiche erano quelle che vi dicevo prima. Sentiamo Biagio Meccariello. Iniziamo con Biagio Meccariello, anzitutto complimenti per questa splendida avventura con culminata con la conquista della medaglia d'oro. Com'è andata, Biagio? Bene, sicuramente, no, un'esperienza che ricorderò per sempre, anche perché però come ho già detto vai lì e ti accorgi dell'importanza che c'è, quindi tante emozioni. Sei riscoperto non solo difensore ma anche realizzatore, addirittura hai fatto anche un calcio di rigore importante. No, è che il mister ci ha fatto provare il calcio di rigore prima della semifinale,
visto che li facciamo abbastanza bene, che sono vincenti. Fortunatamente. Senti, per te non sono state vacanze? Poco o niente, insomma. Adesso ti prendi a riposo oppure subito al lavoro? No, non lo voglio, non l'ho chiesto, anche perché a me piace stare con i ragazzi. Avevo voglia di iniziare a partire con i ragazzi. Quindi questo ti fa volere, no? Essere subito, far parte subito della cooperativa che va a lavorare a Norcia. La squadra è stata un po', se vogliamo, smembrata, rimanere un po' in pochi, no? E questo per un calciatore disorienta, oppure è la vita proprio di un calciatore? No, ma è un capitale, però come ho sentito dire prima di Mr. Cascano, era una squadra abbastanza ridotta, quindi può essere se di buon auspicio, almeno ce la spieghiamo. Allora, questa era Biagio Meccariello, la tagliamo questa intervista, mi dispiace moltissimo perché poi abbiamo lavorato insieme a Marco Risotto veramente intensamente, approfittando anche della disponibilità dei giocatori, però hai sentito qual è il problema ed è per questo insomma che siamo ritornati questa mattina ad effettuare ancora altre interviste. E si parlava con Luca Marchetti di quello che potrebbe essere davvero l'anno di Cesar Falletti, un giocatore che se vogliamo l'anno scorso ha dato sicuramente il proprio contributo, però non ha avuto la necessaria continuità per potersi esprimere, per poter esprimere quelle che sono le sue doti, le sue qualità. Probabilmente il 3-5-2 di Attilio De Serra non l'ha, del resto se erano quelle le prerogative con cui giocare ed era il modulo che dava più garanzie nel conseguimento dei risultati, è chiaro che il sacrificato è stato Falletti, perché non, le sue caratteristiche insomma non venivano esaltate dal modulo che ha applicato. Con Toscano sapete tutti insomma che lui il 3-4-3, 4-3-3 potrebbero essere dei moduli che potrebbero anche agevolare Falletti. Qualcuno lo vede più esterno piuttosto che un trequartista, quindi il terzo d'attacco. Vedremo, lui comunque è determinato, motivatissimo a far bene, capisce che questo è l'anno suo, l'anno in cui potrebbe davvero far bene, quindi è decisivo per la sua carriera. Lo sentiamo, le interviste, quelle che vi sto proponendo, dall'audio pulito, sono state registrate da Alberto Francioli. Sentiamo Cesar Falletti. Cesar, come va? Bene, bene, abbiamo ritornato ieri, abbiamo ritornato bene per cominciare a allenare e con voglia di fare bene. Caldo? Un po' caldo? Sì, di venire di là, di Uruguay, che fa freddo, a venire qua che 36 gradi di caldo è un po' dura, però dobbiamo stare bene e pensare nel ritiro e fare un bel ritiro per fare un buon campionato. Perché questo potrebbe essere, Avenatti ha detto di sì, Gli ho chiesto ad Avenatti se questo poteva essere l'anno di Cesar Falletti, lui ha detto di sì, e Cesar che dice? Io dico che devo lavorare per questo, perché questo dipende solo da me. Non dipende di che parlano, di che questo è anno mio, no. Questo dipende da me, devo fare un bel ritiro e cominciare il campionato di buona maniera. Senti, l'ambientamento nel calcio italiano, secondo te, dopo un anno e mezzo di esperienza, per Cesar è avvenuto? Ti sei adattato insomma al calcio italiano? Sì, un po' sì, però devo tenere continuità e devo di giocare. L'anno scorso ho giocato poco, però ho giocato, e questo anno voglio giocare e fare bene. Hai giocato poco, però nella mente magari devi dare lo sprone giusto, quel gol realizzato dal Renato Curi, no? Quello potrebbe essere... in quel momento hai visto insomma che Terni, al di là che tu abbia giocato poco, Terni ti vuole bene, insomma Terni è pronta a dar fiducia a Cesar.
Sì, però questo già è passato, credo che è stato un bel momento e lo ho sfruttato troppo, però questo già è passato e adesso è pensare a allenare con Toscano che è ritornato e ho giocato la prima parte del campionato, ho giocato abbastanza con lui e adesso devo allenarmi bene e cominciare a giocare e fare bene. Diciamo che vuol dire, a volte le fortune di un giocatore dipendono da tantissime cose, no? È chiaro che il modulo magari dell'anno scorso ti ha un po' penalizzato secondo quelle che insomma sono le tue caratteristiche. Sì, perché abbiamo cominciato con trequartista, dopo abbiamo passato con cinque difensori e questo è quello che mi ha penalizzato, però adesso questo è passato. Certo. Adesso pensare a allenarmi, come ti ho detto, e fare bene per cominciare giocando. Come è stato l'abbraccio con i tuoi compagni, con quei compagni che hai lasciato, anche se parecchi se ne sono andati, insomma, no? No. È andato anche il capitano. Sì, bene, bene. Credo che contento per ritornare qui perché sto comodo qua e voglio giocare per la squadra e fare bene per tutti. In bocca al lupo. Grazie. Era Cesar Falletti, in bocca al lupo quindi a Cesar, speriamo che possa essere davvero la sua annata. Siamo nel reparto offensivo, la Tenana è pressoché, non dico completa, ma insomma servirebbe un'altra punta, però a Ceravolo, a Venatti, a Duganzic, c'è Falletti che all'occorrenza potrebbe essere appunto considerato un attaccante, anche se non d'area di rigore. Però è un giocatore sicuramente che può essere pericoloso nel saltare l'uomo e per battere a rete perché è anche dotato di un buon tiro. Quindi sul dove difetta la Tenana è nella mancanza di centrocampisti, perché anche in difesa hai Masi, hai Meccariello, parti da una base, cioè, piuttosto buona, potrebbe arrivare Popescu dal Cagliari. Insomma, ma le problematiche credo che insorgano proprio a centrocampo, quello è il reparto dove la squadra sicuramente difetta di più, non a caso insomma i nomi che si fanno dei primi due acquisti sono quelli di tre acquisti, Janze che è un ritorno, ma quello di Rigoni e quello di Furlan, quindi sul reparto di centrocampo bisognerà intervenire massicciamente perché lì la Tenana davvero è abbastanza giù di organico. Abbiamo parlato degli attaccanti e fra gli attaccanti c'è anche Fabio Ceravolo, l'anno scorso una stagione direi importante per lui e ha idee anche bellicose, nel senso che vuole assolutamente riconfermarsi e vuol disputare una stagione importante come quella dell'anno scorso, per cui andiamo a sentire Fabio Ceravolo che abbiamo intervistato ieri con Marco Crisostomi. Allora siamo con Fabio Ceravolo, in Marea Terni, sì? Sì, c'è un altro anno di contratto quindi non mi muovo. Ok, abbronzatissimo, vacanze trascorse nel migliore dei modi, immagino. Vacanze passive o attive? Attivissime, quest'anno più che mai sono prolungate le vacanze, quasi due mesi, quindi ho girato un po', quindi, ma nello stesso tempo dovevo anche stare in forma perché due mesi senza fare niente sarebbe stato complicato, quindi ripartiamo con buone proposte. Anche perché l'anno scorso Ceravolo è stato quello che è stato, insomma ripetersi è sempre difficile, bisogna mettercela tutta proprio a barra dritta per poter migliorarsi, no? No, ci devo riuscire a tutti i costi perché per l'attaccante ecco, raggiungere la doppia cifra o comunque essere un leader per la squadra è importante e il mio obiettivo è questo quest'anno. Quello che serve ad oggi è per allestire una squadra competitiva, che mancano un po' di elementi, però non è una preoccupazione perché anche gli altri anni si è ripetuto questa situazione e abbiamo sempre raggiunto l'obiettivo. Senti, per il momento ti porto quello che mi ha dichiarato Venatti, che il tuo, sulla carta il tuo ipotetico compagno di reparto, no? Diceva io sto bene a Terni, praticamente fatto capire, Serie B per Serie B
rimango a Terni. Quindi riproponiamo il tandem Avenatti Cerato. No, se rimane è un grosso piacere, una grossa fortuna per la Ternana e per noi. L'anno scorso è stato decisivo, ha fatto gol decisivi e ci ha permesso di raggiungere, pur soffrendo, comunque l'obiettivo. Speriamo veramente che si possa ripartire, ecco, da me, da Filippo, ma da Mecca, da Masi, che comunque siamo da un po' di anni qui, e magari con qualche elemento di esperienza in più, perché di giovani ce ne sono parecchi e mi ritrovo di essere il più vecchio, però spero di poter dare, ecco, una mano anche ai giovani. Senti, diciamo che sotto Attilio De Serre hai disputato una delle stagioni migliori sul piano realizzativo, però ritrovi quel Mimmo Toscano che ti ha voluto 2 anni e mezzo fa fortemente qui a Terni. Già, sì. Lui già ha parlato di te nell'intervista. Sì, la sua è stata una trattativa lunga, fino alla fine si aspettava l'ufficialità e alla fine è venuta. Per me, come ho detto in altre situazioni, è una nota positiva la sua... è tornato dopo qualche anno, si ricompone la famiglia che c'era 2 anni fa e mi conosce bene, conosce l'ambiente, conosce diversi calciatori quest'anno, penso che la società non poteva scegliere meglio. Possiamo dire che siamo già avanti magari rispetto a chi sarebbe venuto e non conosceva l'ambiente. Quindi il mister conosce bene le mie caratteristiche e sicuramente metterà nelle condizioni di fare. Senti, parecchio è cambiato, nel senso parecchi compagni se ne sono andati, però torniamo, vorrei fare un piccolo passo indietro. L'anno scorso hai fatto quello che hai fatto, dicevamo, che tipo di consapevolezza ti ha dato, ripensandoci oggi, quella stagione dello scorso anno? Beh, mi ha dato, è stato il primo anno in assoluto ad avere una costanza così importante, tutte le partite non avevo mai fatto. E penso che sono maturato e oggi mi sento veramente un giocatore maturo sotto tutti gli aspetti. E c'è ancora da imparare tanto, perché non si smette mai di imparare anche quando raggiunge una certa età. E quindi io, ecco, mi voglio ripetere sicuramente, voglio essere più decisivo. Tra l'altro, per farti in bocca al lupo e perché possa essere un'altra stagione di quelle importanti per Fabio in coppia con Avenatti, insomma, una coppia che dà una certa garanzia. Sì, ci conosciamo ormai da 1 anno e mezzo, quindi possiamo fare grandi cose, ecco, con 2 calciatori che si completano per le caratteristiche che hanno. Si aggiungeranno, c'è anche Durandic, che conosciamo bene, si aggiungeranno altri elementi importanti. In bocca al lupo. Grazie. Allora, era Fabio Ceravolo, abbiamo dato quasi per scontato, ma non lo è assolutamente, che la coppia d'attacco della Ternana possa essere rappresentata da Ceravolo e da Avenatti. Ma insomma, la situazione di... abbiamo voluto abbondare in ottimismo, ma la situazione di Avenatti, come dicevo prima, è nelle mani della società, nelle mani dei procuratori. E Avenatti, insomma, non dipende da lui il destino del giocatore, dell'attaccante della Ternana. Oh, non resta altro che ascoltare l'intervista con Mimmo Toscano, intervista che abbiamo ripetuto questa mattina al termine dei test, intervista abbastanza, direi, lunga, completa su quello che è, diciamo, il momento della partenza per Norcia, dove c'è un organico non completo, c'è un organico che deve essere quindi riveduto e corretto. Quindi andremo a sentire anche quali sono le impressioni di Mimmo Toscano. Prima però andiamo con un break pubblicitario e poi di nuovo insieme ascoltando l'intervista con Mimmo Toscano. La linea regia Dario Brighi. Insieme per chiudere questa nostra prima puntata dell'estate nel pallone, ricordo, magari vi suggerisco di rimanere collegati sulla mia pagina Facebook e sulla pagina Facebook di Tele Galileo, di Radio Galileo. Su queste pagine praticamente vi comunicheremo quando andremo in onda, perché poi dipenderà anche dalle varie situazioni, no? Nel senso, quando andremo a Norcia ad effettuare delle interviste, delle riprese. Venerdì ci sarà la presentazione del tecnico Rosso Verde, quindi venerdì sera sicuramente saremo con voi con un'altra puntata dell'Estate nel Pallone, forse inseriremo l'Estate nel Pallone all'interno del non solo calcio.
però non è escluso che magari all'interno della prossima settimana, in mezzo alla prossima settimana, andremo a fare anche un'altra puntatina a Norcia per constatare il lavoro come va, per sentire le dichiarazioni degli addetti ai lavori e magari per conoscere anche qualche nuovo giocatore che si aggregherà, sono ottimista, può darsi, che si aggregherà al gruppo che già sta lavorando, che già starà lavorando lì a Norcia. Sapete tutti che quest'anno, insomma, ne parlavamo prima anche con Luca Marchetti, c'è il ritorno di Mimmo Toscano dopo quel 31 di dicembre del 2013 in cui è stato esonerato. Siamo stati molto critici in quella circostanza perché poi effettivamente è venuto in un momento in cui probabilmente a Toscano si poteva ulteriormente concedere fiducia, così non è stato, comunque inutile tornare indietro su quelle vicissitudini. Comunque Simone Longarini ha voluto fortemente affidare la squadra a Mimmo Toscano, il quale, come diceva giustamente Luca Marchetti prima, ha rinunciato anche a proposte allettanti in Lega Pro, come per esempio quella del Benevento e soprattutto quella del Lecce, con il presidente che, insomma, aveva, come diciamo a Terni, sbroccato per Mimmo Toscano, aveva offerto ponti d'oro alla tecnica calabrese per averlo alla guida del suo Lecce. Comunque, a questo proposito, insomma, che vorremmo andare a sentire proprio Mimmo Toscano, intervistato questa mattina. Le riprese sono di Alberto Francioli. Andiamo a sentire che cosa ha detto. Siamo con Mimmo Toscano il giorno dopo della presentazione. È la mattina in cui ci sono stati i test, ma il caldo del Nano forse non te l'aspettavi così intenso, così umido. In questi giorni c'è abbastanza caldo, il problema è per i calciatori che devono fare questi test in questi giorni per un pochettino portarci avanti col lavoro, però si fa abbastanza presto e abbastanza più tardi il pomeriggio, quindi riusciamo a lavorare per quello che si può lavorare. Raduno il giorno dopo, diciamo che a metà pomeriggio, sul tardo pomeriggio, hanno fatto irruzione anche i tifosi, una sorpresa è stata. Una felice sorpresa, non mi aspettavo tanta gente, tanto entusiasmo e tanto affetto ieri. La cosa mi fa molto piacere e quindi ti riempie ancora più di responsabilità. Reduce dai successi di Novara, campionato vinto, nonostante alcune vicissitudini abbastanza problematiche che potevano anche minare, no, quel brillante comportamento nel corso del campionato stesso. La Supercoppa vinta, insomma, è stata veramente una stagione trionfale e ora c'è Terni. Torna un po' alla realtà. No, è stata una bella esperienza, un anno fantastico. Ho conosciuto delle persone straordinarie, un gruppo di calciatori straordinari, perché sennò certi risultati non li ottieni. Ho trovato una grande disponibilità da parte di tutti, da parte della società, da parte dei ragazzi. Ripeto, mi porto dietro una grande esperienza. Una grande esperienza da mettere al servizio di questa seconda avventura con la Ternana. Sì. Ma tutte le esperienze che abbiamo accumulato fin oggi bisogna mettere a servizio della squadra, del gruppo, per questa annata. Ripeto, è fondamentale trovare, per raggiungere certi risultati, grande disponibilità, grande voglia di lavoro, che è una base fondamentale per iniziare bene. Quell'esperienza del 31 dicembre 2013, l'esperienza dell'anno scorso che hanno cambiato un pochino Mimmo Toscano e il Mimmo Toscano di sempre? Credo di sì, ed è giusto che sia così, perché le esperienze positive e negative che siano ti devono far riflettere e far crescere. Ho riflettuto tanto dopo il 31 dicembre su quello che di buono si era fatto in quel periodo qui a Terni, di quello che si poteva fare meglio, degli errori commessi che a volte, quando vinci o quando ottieni risultati,
non riesci a focalizzarli, poi magari quando non arrivano i risultati o nelle difficoltà riesci a, o quando ti stacchi e vedi le cose dal di fuori riesci a vederle meglio, a capire dove hai potuto sbagliare, a capire le persone che non dico hanno sbagliato o che ho sbagliato, perché credo che nei ruoli decisionali è normale sbagliare, è importante sbagliare meno degli altri per essere più bravi degli altri, e quindi vedi tante cose, queste esperienze te li porti dietro, come ho visto un gruppo di ragazzi che ho allenato qualche anno fa cresciuti dal punto di vista della maturità sia come uomo che come calciatore, e questo mi fa piacere. Hai tanti giovani, no? Hai Valiant, i Meccariello, i Masi, non dimentico sicuramente qualcuno, i Palumbo. Ma credo che l'orientamento ormai è quello di puntare su, su dei calciatori abbastanza giovani che ti danno spensieratezza, che ti danno freschezza fisica, che ti danno disponibilità. È normale che la puoi trovare anche in dei calciatori esperti. Quella è la fortuna o la bravura di andarli a scegliere. Oh, c'è stato un primo summit di mercato nei giorni scorsi, credo sabato, se non vado errato, sabato mattina, fra Vittorio Cozzella, Mimmo Toscano e l'amministratore unico Stefano Dominicis. Un summit soddisfacente? Sì, c'è stato un piccolo incontro tra me, l'amministratore delegato, e poi tra me solo e Vittorio per mettere giù qualche idea, perché da poco che è partita questa macchina, c'è da lavorare tanto, è importante che ci sia tanta voglia di lavorare, questa c'è sicuramente, anche ieri con Vittorio ci siamo scambiati qualche altra idea, sono momenti di mettere giù qualche idea importante che possa far sì che non ti trovi in difficoltà in questo inizio di stagione. Quindi di comune accordo andrete ad affrontare quella che è la campagna di rafforzamento della squadra? Assolutamente sì, anche se con Vittorio nell'incontro che c'è stato qualche mese, 20 giorni fa, si era già parlato delle idee che voleva mettere giù lui, la società, e ci eravamo confrontati su queste idee, e anche ieri abbiamo ribadito che i concetti e la linea da seguire era quella. Ora aspettiamo un pochettino per vedere cosa si riuscirà a fare mettendo sul piatto le idee che abbiamo messo. Oh, si parte, però mi sembra di aver capito da altre interviste anche dei giorni scorsi magari, si parte con un organico un po' ridotto, nel senso che non è un organico completo, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, no? Mi sembra abbastanza un reparto latente di giocatori. È un problema questo? Si rivede un po' la storia, se vogliamo, degli anni scorsi. E ci è andata sempre bene. È favorevole in un senso, perché c'è stato questo spostamento del campionato al 5 settembre, se non altro 15 giorni in più. Sì, è normale che vorresti avere almeno gran parte dell'organico a disposizione, però questo aspetto devi portare un aspetto positivo di questo aspetto, che magari puoi avere la calma, la serenità di poter valutare bene le opportunità che si presenteranno, questo è il vantaggio che puoi avere, speriamo di sfruttarlo bene e di sbagliare il meno possibile. Chiaro, di nomi non se ne parla, però cercherete di, abbiamo detto che la base è essenzialmente giovane, no? Se escludiamo Ceravolo, che poi è un giovane anche Ceravolo, l'obiettivo è quello di fare un giusto mix oppure di puntare decisamente solo su una squadra giovane? Ma guarda, io non considero giovane neanche Masi, neanche Meccariello, ma anche lo stesso Valiant, è già il secondo anno che qui ha dimostrato ampiamente sul campo che non è affatto giovane, quindi credo che bisogna trovare le persone giuste per questo contesto e per quello che vogliamo fare. Ripeto, l'importante è sbagliare il meno possibile, sbagliare si sbaglierà perché tutti sbagliano, sei più bravo degli altri se sbagli meno degli altri. Come giocherà la formazione di Toscano? Ancora è presto per dirlo o per capire che vestito cucire su questo gruppo. Devo iniziare a vedere quando si completerà l'organico, perché se hai un reparto completamente scoperto non puoi
iniziare a mettere delle idee in campo, vedere la disponibilità di questo gruppo, cosa sarà meglio fare per esaltare le qualità e le caratteristiche di questo gruppo. Agostinelli disse in lontano, credo 2000-2001, alla presentazione della Tenana, disse: voglio una squadra arrapante. Toscano come la vorrà questa squadra? Lavoratrice. Sarebbe male anche arrapante, nel senso, no? Nel senso nel senso che inviti all'entusiasmo, ecco questo. Ma, io credo lavoratrice, di grande disponibilità, di grande ambizione, una squadra che se la vorrà giocare con chiunque, senza aver timore di nessuno. È un gruppo che giorno dopo giorno ha voglia di migliorarsi, di crescere, indipendentemente dal risultato, se si vince 3-0, se si perde 3-0. Un gruppo che ogni giorno deve trovare la motivazione giusta di crescere giorno dopo giorno. Senti, hai avuto contatti, credo, abbastanza anche stretti con Simone Longarini, ovvero con la proprietà. Ecco, come l'hai trovato? L'hai trovato motivato? Pensi, insomma, che la famiglia Longarini in prima persona tornerà, diciamo, a seguire la Ternana? Guarda, tanti contatti non ce l'ho avuto, ho avuto un paio di contatti. Il primo dopo la finale di Supercoppa, che siamo sentiti per farmi le congratulazioni per l'annata trascorsa, e poi siamo sentiti. L'hai sentito motivato però? Molto. Io ho visto in questa proprietà la voglia di lavorare e di far bene, ma in modo forte. Poi è normale che poi il campo, il lavoro giornaliero ti porterà a dire quale obiettivo potrai raggiungere o quale ti potrai prefissare, però ho visto anche Vittorio, l'ho visto molto motivato e con gran voglia di far bene. Credo che questa voglia e questo entusiasmo ci possa accompagnare per tutta la stagione, perché ce n'è bisogno, perché c'è tanto da lavorare e ci deve essere tanta voglia di lavorare. Ultima cosa, diciamo che il calcio italiano sta attraversando un momento un po' particolare, no? Nel senso, la crisi economica non attanaglia solo il mondo imprenditoriale, il mondo delle famiglie, ma anche il mondo del calcio. Sarà un'annata a lacrime e sangue, di sacrifici? Ma io credo che inizi un nuovo percorso. I risultati si costruiscono, deve avere delle idee della programmazione. Poi sta a te, sta a noi accorciare i tempi affinché possano arrivare i risultati. Però io ieri ne parlavo pure con qualcuno, i fenomeni Carpi e Frosinone non sono figli dell'improvvisazione, sono figli di programmazione e di idee fatte per 4-5 anni. Questo deve iniziare qui a Terni, credo io, a mettere giù le idee, che sono tante, di programmare e tanta voglia di lavorare, che sicuramente poi sarà il lavoro quotidiano a dire quello che sei stato bravo a fare. Con la base, quindi, anche un importante settore giovanile? Ma credo di sì, ma questi sono proprio obiettivi aziendali che si prefigge la società. Ormai nella programmazione ci debba essere la costruzione dal basso di qualcosa, però questi sono problemi e linee aziendali, che societarie, che non entri in merito. Certo. Già ci sono i problemi della prima squadra, figuriamoci se possiamo prendere. Ho già tanto da pensare io. Allora, in bocca al lupo, inizia qui questa stagione per Mimmo Toscani. No, da domani si lavora duro al Citronella di Norcia, un ritorno un po' all'antico anche da questo punto di vista. Sì, noi ci siamo trovati sempre bene a Norcia, un ambiente familiare, si sta bene, si lavora bene in grande tranquillità e serenità, quindi un posto che ci potrà aiutare a lavorare serenamente. Bocca al lupo. Crepi, grazie. Bene, era lunga intervista con Mimmo Toscano. Si parlava del settore giovanile, l'importanza del settore giovanile. Io voglio augurarmi che quello che ha detto Simone Longarini
nel corso della conferenza stampa del 2 luglio, ovvero che il settore giovanile rosso-verde non scadrà, me lo auguro veramente, ma che soprattutto diventi anche un po' più umbrocentrico, come l'ha definito appunto il padron della Ternana. Molti giovani partiranno, l'avete visto inquadrati, quelli sono i giovani che partiranno e andranno in ritiro, ma auguriamoci che anche dalla primavera in giù, insomma, vengano costruiti dei gruppi con istruttori all'altezza della situazione, insomma, che si dia importanza al settore giovanile. Dobbiamo dire che ieri a far gli onori di casa alla raduno c'era Lorenzo Modestino, c'era Vanessa Fenili, ci aspettavamo magari qualcuno della società, però diciamo un'aspettativa che è andata delusa. Dicevo, venerdì prossimo alle 12 sarà a Norcia presentato il tecnico rossoverde, presentato ufficialmente, e in quella circostanza probabilmente ci sarà qualcuno della società. Riepilogando velocissimamente quello che abbiamo fatto, dobbiamo dire che abbiamo parlato con Luca Marchetti della questione Jans, ci sono delle buone notizie, c'è questa intervista di Pulvirenti il quale afferma che Latina e Ternana non sono coinvolte in questa situazione, quella è stata una truffa vera e propria, o meglio Pulvirenti evidentemente ha pagato e coloro che dovevano interessarsi di coinvolgere poi anche i giocatori della Ternana, evidentemente, come afferma Pulvirenti sul giornale Catania Today, evidentemente non è stata una semplice truffa per nell'alterare il risultato. Per quanto concerne poi ne abbiamo parlato anche con l'avvocato Francesca De Nicola in diretta telefonica direttamente dalla Sicilia. Abbiamo visto le interviste, abbiamo parlato anche con Luca Marchetti di quelli che potrebbero essere i nuovi arrivi, i primi nuovi arrivi in casa rossoverde. Uno potrebbe essere Jens Jans. L'altro potrebbe essere Nicola Rigoni, classe 1990, è stato 4 partite in A con il Palermo, poi 76 presenze con il Vicenza in 7 anni, negli ultimi 3 anni è stato a Reggio Calabria con 16 presenze e 2 campionati di Serie B con il Cittadella, 49 presenze con 4 gol. L'ultimo campionato con la maglia della Cittadella lo ha giocato questa stagione con 33 presenze e 3 gol realizzati. L'altro giocatore abbiamo detto che è Federico Furlan, giocava con il Bassano, la squadra in cui militava Raffaele Nolè, giocatore di cui si parla un gran bene. Questi sono i primi 3 nomi. È uscito anche il nome di Simone Pesce, che potrebbe essere uno di quei giocatori che potrebbe interessare la Ternana, e siccome la Ternana deve insomma cercare di assemblare il proprio centrocampo, potrebbe essere anche questa una pista interessante. Diciamo, questa è la prima puntata dell'Estate nel Pallone. Volevo ricordarvi che ora siamo in diretta, ma che questa sera alla fine di tutti i telegiornali andrà in replica questa trasmissione, questa prima puntata dell'Estate nel Pallone. Ci scusiamo con coloro ai quali abbiamo eseguito delle interviste che purtroppo non vanno in onda per problematiche tecniche nostre, comunque l'abbiamo direi mostrata a sufficienza, quella con Toscano, Avenatti, Falletti, e avevamo poi Ceravolo e Meccariello, quindi 5 interviste che penso possono essere servite a completare il discorso sul raduno della Ternana. Domani mattina si parte, in bocca al lupo quindi alle fere per una stagione che possa essere una stagione almeno di non tante preoccupazioni come è accaduto un po' negli ultimi 2 anni. Insomma, vorremmo soffrire un po' di più. Grazie per la cortese attenzione, vi saluto insieme a Dario Brighi e vi auguro la più cordiale buona serata. Ricordate, subito dopo i telegiornali, questa sera la replica di questo programma che avete visto, L'Estate nel Pallone. Buona serata a tutti.